prova. Buonasera a tutti, ben arrivati a chi è arrivato oggi e ben trovati a chi ci segue dalla diretta streaming. Io sono Giorgia, sono la responsabile delle relazioni esterne dell'Istituto Universitario Sofia e tocca a me stasera fare gli onori di casa. E per fare gli onori di casa vi presento, dicendo qualche parola, eh, i promotori, coloro che insieme hanno pensato, elaborato e costruito questa sera il primo gioco in casa è l'istituto universitario Sofia eh, all'istituto universitario Sofia è possibile conseguire eh, una laurea magistrale con tre percorsi di specializzazione in ontologia trinitaria in economia e management, in studi politici eh, che a cui è affiancato anche un percorso integrato in cultura dell'unità. C'è anche la possibilità di conseguire il dottorato e da poco è nata una scuola di post dottorato. Ora, fin qui sembra un istituto universitario simile a tanti altri. Dov'è la differenza? Noi diciamo che la differenza è nel come. Allora io proverò in questi pochi minuti a spiegarvi perché, che cos'è questo come. Utilizzerò tre parole chiavi. La prima è formazione integrale della persona attraverso una metodologia che mette insieme studio e vita. La seconda parola è relazioni, relazioni di qualità a servizio dei saperi, relazioni tra chi? Tra gli studenti, tra i docenti, tra lo staff, quindi nell'unica comunità accademica ma anche tra eh, le, le culture, sono presenti infatti circa 30 paesi provenienti da, da tutti i continenti e anche tra le discipline. E la terza parola è interdisciplinarietà, infatti a Sofia si acquisisce un sapere globale, dove la politica si incontra con la teologia e con l'economia e con la filosofia e con le scienze umane. Il secondo promotore è il gruppo gruppo editoriale Città Nuova, eh, che è una realtà attiva nel panorama editoriale italiano già a partire dagli anni 50. Eh, la sua produzione è molto ricca, su carta, online, piattaforme multimediali e servizi. E intende offrire una cultura che ha come riferimento il dialogo e la fraternità. Eh, il gruppo editoriale è stato impegnato su più fronti, da un lato eh, inchieste sociali d'attualità, dall'altro eh, progetti culturali che eh, hanno il tentativo di avvicinare eh, la profondità della tradizione con la multiformità degli orizzonti attuali, dell'attualità. Uno di questi progetti è proprio eh, un libro dal titolo Agostino, le confessioni, letto da Alessandro Preziosi, di cui stasera vedremo alcuni frammenti. E' eh, proprio la riuscita di questo tentativo di coniugare ehm, la ricchezza di, di uno dei più grandi padri della Chiesa, come Agostino, e ehm, in qualche modo... Anche accontentare un pubblico che è più vicino invece alle mode della tv, attraverso eh, la professionalità eh, di Alessandro Preziosi, che, che leggerà alcuni suoi testi, eh, dice che questo gruppo editoriale effettivamente è in linea anche con, con l'Istituto Universitario Sofia: ehm, ha, fa la, la sua parte per contribuire ogni giorno a una più ricca ehm, e mh, attenta formazione della persona umana. Io diciamo, avrei quasi finito, ma prima di dare inizio a questo, a questo momento di dialogo, vi presento il chi condurrà e modererà questa serata, ho l'onore di presentarvi Marco Tarquinio, un applauso, che è direttore dell'Avvenire dal 2009, e è umbro, sposato, con due figli e ha saputo raccogliere Figlie, con due figlie, scusate, e ha saputo raccogliere l'eredità di Dino Boffo impegnando il quotidiano della CEA in un grande sforzo giornalistico. Lo vediamo, lo leggiamo: inchieste scottanti, visione mondiale delle cose, eh, coraggio anche di alcune posizioni come quella sul gioco d'azzardo, sull'immigrazione e sulla difesa della vita. Il suo avvenire è un quotidiano impegnato nella società civile, eh, senza remore, ma con la necessaria prudenza evangelica ha un fiuto notevole nello scouting di nuovi collaboratori, uno fra tutti, Luigino Bruni. Allora passo la parola a lui e auguro a tutti una buona serata. Buonasera a tutti, io sono molto contento di essere qui come mi capita quando riesco ad andare di persona a vedere i luoghi, i laboratori dove si costruisce il futuro e che cerco di far raccontare attraverso la penna e attraverso gli occhi dei miei colleghi e che non sempre riesco a vedere in prima persona, a toccare con mano, parlando con le persone, incontrando la realtà che sono, la realtà buona, quella parte della bella Italia che non trova mai cittadinanza mediatica e che a venire invece si sforza di portare in prima pagina tutte le volte che può. E beh, questo è uno dei motivi, il, mot il motore principale. Poi dietro ci sono altri inviti di amici cari, da Michele Zanzucchi a, a, Don, a Don Piero, il vostro preside. Eh, chiaramente è stato appena nominato Lugino Bruni, che è un caro amico, con lui c'è raccognazzo Cognazzo Spiritualis, un lavoro serio che stiamo facendo insieme anche attraverso le pagine di Avvenire per il suo merito e per, la, e, per, e per la disponibilità di questo straordinario strumento che un grande Papa che fra poco verrà proclamato beato, Giovanni Battista Montini, Paolo VI, seppe immaginare controcorrente 45 anni fa abbondanti. Stiamo per compiere il 4 dicembre il nostro 46 ⁇ compleanno. Un Papa che parlava della Chiesa come esperta di umanità e che ha consegnato questo strumento alla Chiesa italiana. Eh, però io so perché sono qui eppure come quando mi trovo in queste situazioni la domanda che ho in testa sempre, soprattutto quando il tema è quello che vedete campeggiare qui alle mie spalle, Agostino dipona una eredità, una risorsa, ma un povero cronista come avrebbe detto Bruce Chatwin, che ci fa qui, che ci azzecca può fare da, da, da moderatore. Poi vedrete che mi hanno semplificato la vita in una maniera straordinaria, per cui la mia domanda la rinfodero, lo so che ci faccio qui, ci sono qui per amicizia di chi mi, mi ha coinvolto e perché stare in mezzo a questi due signori, da, alla mia destra Umberto Galimberti. E... Le prime due cose che si dicono, un pensatore è, un, è uno psicanalista e già uno comincia a dire beh pensatore va bene, psicanalista uno si può anche preoccupare, no eh, non finisce qua, perché è anche, un, è anche un opinionista, è di peso, è un polemista e come tutti i polemisti si ritrova in mezzo alle polemiche poi. È uno che abita il dibattito culturale del nostro Paese con un piglio suo preciso, una forza che lascia il segno e una disponibilità al dialogo che vediamo confermata anche stasera dall'occasione che si pone, eh, inseguendo gli echi e la sostanza della voce di un grandissimo come Agostino Dippona. Alla mia sinistra, me lo, ma ve lo devo presentare... Volevo presentare un signor Piero Coda, da, da, da dove cominciamo? Beh, non so dove, dove comincia il filosofo e dove, dove finisce il filosofo e comincia il teologo. Sappiamo che è stato prima filosofo che teologo in ordine cronologico, eh, poi ha fatto tante cose nella sua vita si è trovato così bene a fare il teologo che l'ha presieduto, i teologi, a lungo poi si è stufato, ha pensato di presiedere qui lasciandolo la Teranense che era l'università, un come sapete, no? di, di, di quarto ordine potrei dire che anche lui fa il consultore pontificio me lo fa per diversi pontifici consigli uh, va in giro per il mondo ma ha scelto questo pezzo di Toscana e un motivo c'è cioè, e l'ho capito meglio oggi venendo qui ecco, insomma, io in mezzo a questi due signori capite che un po' di saggio mi sento però siccome so che il grosso delle domande verrà sciolto verrà poi la matassa delle domande mi avvio a fare loro la prima domanda ricordando una cosa di Agostino che ha abitato spesso i pensieri di un Papa che oggi è Papa Emerito di Benedetto XVI Joseph Ratzinger Ricordo in particolare il modo, lo citerò a memoria, come la riportava questa frase nel suo libro Luce nel Mondo, il libro intervista che ha fatto con un mio collega, con Peter Sebald, un grande collega tedesco. E la frase è quella che dice più o meno che dobbiamo stare molto attenti a sentirci dentro a qualcosa eh, troppo, perché magari in realtà ne siamo fuori. E... E ci sono persone che sono fuori che invece sono più dentro di noi. Viviamo un tempo nel quale è utile portarcelo dentro, da cristiani e da appartenenti a una Chiesa che vuole essere cattolica, universale. La domanda che pongo a questi due signori, ai due professoroni che sono ai miei lati, è perché Agostino oggi. Il microfono lo passa a Umberto Galimberti. Buonasera. Dunque Agostino oggi, eh, per la semplice ragione che siamo tutti cristiani, anche gli atei sono cristiani, anche gli agnostici sono cristiani, perché il cristianesimo non è solo una religione ma è anche una cultura, è anche una psicologia collettiva, è un modo di essere occidentali. Budget Bozzo, che era un teologo molto a destra ma nonostante ciò aveva delle intuizioni formidabili, scriveva opportunamente, sopravviverà l'Occidente alla fine del cristianesimo e per converso sopravviverà il cristianesimo alla fine dell'Occidente, questo per dire che il cristianesimo è la nostra forma mentis. Bene, allora eh, noi cristiani eh, siamo debitori di Agostino, io penso che sia un debito non, che non condivido granché, del fatto che Agostino ha introdotto nella tradizione giudaico-cristiana la nozione di anima. Che non apparteneva minimamente alla tradizione giudaico-cristiana. Perché l'anima non l'ha inventata questa tradizione, l'anima l'ha inventata Platone. Ma perché l'ha inventata Platone? Perché Platone voleva pervenire ad una conoscenza oggettiva, universale e valida per tutti. E allora, per questo, diceva, non possiamo noi costruire un tipo di conoscenza di questo genere affidandoci alle sensazioni corporee, perché il corpo nasce, cresce, muore, si ammala, è soggetto a passioni e i suoi, i suoi referti, le sue informazioni non sono valide per tutti e tantomeno oggettive e quindi un sapere non è assolutamente edificabile sulle informazioni corporee. Tanto per fare un esempio, se dovessimo decidere qui che temperatura c'è in questo ambiente, ciascuno darebbe un numero diverso secondo il proprio corpo. Allora il corpo non può essere eh, un elemento a cui fare riferimento per costruire un sapere oggettivo, valido per tutti, universale. Per questo, dice Platone, dobbiamo pensare per numeri e idee e per questo abbiamo bisogno di ipotizzare un organo di, questi, di questa produzione di numeri di idee, questa è l'anima, Psyche. Una parola, Psyche, eh, che Platone introduce dividendola radicalmente dal corpo. Noi saremo sempre più vicini alla verità, meno avremo a che fare con il corpo. Ci accosteremo, più ci separeremo da questo più opereremo una mortificazione del corpo, melete tu sanato, un'operazione di morte del corpo, e quando ci saremo completamente liberati arriveremo alla verità, pura. Benissimo, Platone doveva risolvere un problema gnosiologico, un problema di conoscenza, e per questo introduce la nozione di anima, che non c'era prima, nel senso che la troviamo sì in Omero, ma Psyche... Eh, lo riferisce all'ultimo respiro, lo respirare. E anche la parola somma, Omero la riferisce al cadavere, perché quando il corpo è vivo, Omero non usa mai la parola corpo, ma usa frenes, per dire pensiero, sumos, per dire sentimento, melea, guia, cioè il corpo in azione, il corpo nel mondo. Qualcosa che usa l'avrebbe sottoscritto quando... Qualora avesse letto Meron, un corpo in azione, un corpo che ha una relazione con il mondo, mentre psiche e soma si riferiscono al cadavere, psiche all'esalazione all dell'ultimo respiro. Platone, quindi, introduce l'anima per risolvere un problema gnoseologico. La tradizione giudaico-cristiana non ha la più pallida idea di anima, è tutta colpa dei 70 quando hanno tradotto la Bibbia, che hanno reso una parola, la parola nefesh. Con la parola psiche. Il problema è che quando si traduce non è che si traspone una parola con l'altra, la parola psiche si è trascinata dietro tutta la tradizione dualistica greca, la divisione di anima e corpo, la svalutazione del corpo a favore dell'anima, la mortalità del corpo rispetto all'immortalità dell'anima e questo è stato il disastro che hanno fatto i 70. Perché è un disastro? Perché la parola nefesh, esaminata nei suoi contesti, non ha niente a che vedere con la nozione di anima. Quando nel Salmo si legge «Legarono i miei piedi con lacci e in catene misero la mia nefesh», questa nefesh è il collo, quando il popolo ebreo si lamenta con Yahweh perché è nauseato dalla manna, dice che la manna ha nauseato la, mia nef la nostra nefesh, che è la gola. Quando uno si... Eh, <coughs> si percorre un tirocinio per diventare nazireo sacerdote, eh, tra le pratiche è quella di non toccare la nefesh met degli animali, che tradotto sarebbe l'anima morta degli animali, cioè i cadaveri, perché sono impuri. Non è vero che Sansone dice muoia Sansone con tutti i filistei, ma muoia la mia nefesh con tutti i filistei, la nefesh è allora è la vita. Ancora occhio per occhio, dente per dente, nefesh per nefesh e che facciamo anima per anima, no, e vita per vita. Qui c'è un bel libro che io consiglierei, spero che qualcuno lo ristampi, magari visto che c'è qui Città Nuova, verrebbe la pena che lo facesse, di Walter Hans Wolf, che è un teologo luterano che ha scritto un bellissimo libro negli anni 70, Antropologia dell'Antico Testamento, dice che l'uomo era chiamato di volta in volta Nefesh, che vuol dire appunto vita colta nella sua indigenza, nella sua incapacità di essere autonoma senza la ruah, lo spirito di Dio, il bashar che è la carne, che i greci hanno tradotto qui opportunamente con sarx, il leb, il leb è la parola più significativa e la più frequentemente nominata, che è il cuore. Perché la cultura ebraica prevede che la parola di Dio sia accolta dal cuore, non rimbalzi come su una pietra. Bene. Eh, quindi gli ebrei non avevano nessuna nozione di anima. I cristiani ancora meno, perché il cristianesimo è una religione dei corpi. Se c'è una religione veramente fortemente corporea, questo è il cristianesimo. Delle religioni monoteiste. È l'unica che prevede che Dio si faccia carne. Eh? All'inizio c'era il verbo, dice Giovanni, il verbo si è fatto carne, il verbo un caro factum est. E questa dimensione corporeo carnale è lo stigma del cristianesimo, è la grandezza del cristianesimo: il farsi carne. E infatti, San Paolo è assolutamente convinto che eh, i cristiani non moriranno, ma saranno assunti in cielo. Poi dopo gli riferiscono che alcuni cristiani sono morti allora modifica un po' la sua posizione, e dice, beh se non vorranno assunti vorrà dire che risorgeranno, ma non usa la parola psichè, usa la parola soma pneumaticos, corpo d'aria, perché non, non appartiene alla, alla cultura giudaica la parola, parola psichè, la parola, parola anima, non appartiene il dualismo anima e corpo. Eh, Gesù Cristo si fa carne, ci redime col sacrificio della sua carne, risorge come corpo. E questa è la cultura cristiana. Se voi entrate in una chiesa cristiana vedete un'iconografia che è fatta di corpi, non di anime. Bene, e allora lui introduce questa parola anima. Cosa c'è di inconveniente in questo? inconveniente è che nell'anima, Agostino fonda, la eh, stabilisce che l'anima sia il luogo della verità. In interiorità ti anime habitat veritas, habitat Deus, habitat Christus, a secondo dei vari contesti. Ma soprattutto è il principio della tua individualità, tu sei anima. Nasce la nozione di individuo. Quando io sento i cristiani che si lamentano del fatto che la nostra cultura è individualista, ma chi è che ha messo in circolazione in maniera così esasperata la nozione di individuo? I greci non l'avevano questa nozione, per i greci il primato è della città. Aristotele dice chiaramente che l'uomo non può vivere da solo e chi pretende di far questo, dice Aristotele, o è bestia o è Dio. Cioè, la struttura comunitaria è ciò che legittima l'individuo. La relazione è ciò che legittima l'individualità. In un certo senso potremmo dire, citando uno gnostico che si chiama Jung, è il due che genera l'uno. Il corpo della madre è due quando è incinta e genera l'unità del figlio, è la relazione che costituisce la mia identità. Se gli altri mi riconoscono costruisco un'identità negativa, se mi sconoscono, costruisco un'identità negativa. Ho detto negativa anche prima, positiva. <ride> ecco, e allora che cosa succede a questo punto? Cioè la struttura relazionale. Oggi noi ci lamentiamo di vivere in un individualismo esasperato e però questa nozione che tu sei individuo a prescindere dalla relazione, questo è un derivato del primato dell'anima. Enzo Bianchi dice che questa parola non la si deve più usare, e lui la sostituisce con la parola interiorità. E forse eh, varrebbe la pena di riflettere su questo cambio semantico, perché le parole hanno un peso. E hanno un peso. Capisco anch'io che la resurrezione dei morti si fa un po' fatica ad immaginarla. La resurrezione dei corpi. Tra l'altro i cristiani, quando professano il loro atto di fede, dicono resurrezione dei corpi, non dicono di credere nell'immortalità dell'anima. E nessun teologo ve lo concede questo. Siamo d'accordo, Piero? <ride> allora, però certo è comodo pensare che il corpo è corruttibile. San Paolo però dice moriamo con un corpo corruttibile eh, e risorgeremo con un corpo incorrut incorruttibile, ma è sempre il Soma in circolazione. Altrimenti stiamo a smentire tutta l'operazione teologica del cristianesimo che prevede l'incarnazione. Qual è il centro del cristianesimo se non l'incarnazione? E allora questo corpo lo vogliamo riconfigurare al di là del dualismo platonico, al di là... Del disprezzo della corporeità che si è prolungato nella storia, si è prolungato. Cartesi lo radicalizza ancora di più, fa diventare il nostro corpo una sommatoria di organi. La scienza è organizzata su questo concetto di corpo reso come sommatoria di organi. La medicina ci guarda non come uomini, ma ci guarda come somma di organi. Tutto questo deriva dal disprezzo del corpo, incominciato con Platone per le sue esigenze gnoseologiche. È radicalizzato da Agostino che ha ripreso da Platone la nozione di anima e l'ha rigiocata non più in un contesto di conoscenza, in un contesto gnoseologico, ma l'ha rigiocata nello scenario della salvezza. Questa è stata la grande operazione di Agostino e, però, e che ha fatto anche dei danni, insomma, dal mio punto di vista. Una partenza, si può dire, con un colpo di cannone, anche se... Cioè, adesso la domanda ritorna a, a Don Piero in questa forma. Abbiamo appena sentito che eh, anche padre, eh, Agostino è il padre dell'individualismo. Eh, forse non ci aspettavamo, ho detto, tutto, forse sì. Ma, dunque io riprenderei il filo del discorso proprio da, questa, da una delle ultime battute di Umberto, no? cioè... Eh, quando parla di interiorità riferendosi a Enzo Bianchi. Infatti se io dovessi dire qualche cosa eh, in prima battuta riguardo ad Agostino, direi lui non è il teorizzatore eh, dell'anima, ma è come dire lo scopritore in ambito cristiano a partire dalla tradizione cristiana e con una un dialogo certamente approfondito, imbevuto di tradizione greca, di platonismo greco, è lo scopritore, è l'esploratore dell'interiorità. Io proprio eh, questo... e se mi permetti Umberto, lui non dice in interiore anima habitat veritas, ma in interiore omine habitat veritas. C'è da dire questo, e questo hai perfettamente ragione, ehm, Agostino è... Un uomo della classicità è un uomo formato agli scritti dei neoplatonici, dopo tutto, un itinerario molto burrascoso che ha vissuto. Quindi ha esplorato un po' tutte le possibili soluzioni che erano sul tappeto nella cultura classica, dal manicheismo, eccetera, fino ad arrivare appunto al neoplatonismo. Che gli apre un'esperienza, un'esperienza, ripeto, eh, no, non una teoria. Un'esperienza di che cosa? Un'esperienza di ciò che è oltre, di ciò che è altro, che viene attinta nell'interiorità. Lui ha due. Parole, quasi due imperativi che ritroviamo nelle confessioni, che declina a partire dalla lettura, dice appunto, dei libri dei Neoplatonici, a cui approda, diciamo, nella maturità del suo cammino spirituale. Rede in te ipsum, transcende te ipsum. Cioè, ritorna in te stesso, supera te stesso, trasgredisci te stesso. Quindi, ehm, e mi sembra che in questo senso l'interpretazione individualistica che poi è stata data, e che può avere certamente appiglio in certe inflessioni di Agostino, non sia quella più profonda eh, che fotografa la sua intenzionalità. Questo rede in te ipsum per lui significa... Ehm, Ritorna dentro te stesso, interiore omine, nell'integralità della tua esperienza, per cogliere il senso di ciò che è anche fuori di te, di ciò che è l'esteriorità, di ciò che è il mondo. E questo entrare in te stesso non è per abitare presso di te, ma è per appunto trasgredire la tua interiorità. Verso un orizzonte che tu con le tue forze, con le tue capacità, con la tua razionalità non riesci ad attingere, non puoi attingere. Ed è lì che Agostino, platonico, neoplatonico, ma dove certamente c'è la nozione di anima e regione, però a me piace leggerla anche appunto in questa semantica che lui usa dell'uomo dell interiore, è molto bella questa immagine che è molto più parlante del, dell'anima, che certamente porta subito a questo dualismo anima-corpo di, eh, di stampo platonico, eccetera, no, in interiore omine. Ecco, in questa dimensione, eh, che vuol dire poi ritrovare se stesso fuori di sé, in una ulteriorità, in una alterità. Questa è la, è la cosa fondamentale a mio avviso, in cui entra, diciamo, oh, l'impatto forte che Agostino ha con il cristianesimo, quindi con la tradizione ebraica. Non dimentichiamo che quando nel libro delle confessioni, nel eh, libro settimo eh, delle confessioni, eh, con Formula rapidaria dice quando ti ho conosciuto la prima volta, cum primum te cognovi, da un, come un sigillo a un'esperienza vitale di incontro personale. Lui riporta come eh, per fotografare questo tipo di esperienza che fa, porta il libro dell'Esodo 3,14, la voce che Mosè ascolta Al-Sinai che gli dice togliati i sandali, vieni. Cioè c'è un'esteriorità, c'è un'esteriorità che irrompe nella sua interiorità. La sua interiorità è abitata da un altro, da un rapporto, da una relazione. E ehm, questa alterità è talmente forte che lui poi dice quando incontra, libro ottavo delle confessioni, incontra in modo forte la, la, la presenza di Cristo, no? attraverso la lettura della lettera ai Romani, rivestitevi di Cristo, eccetera, lui riconosce nella, nel cristianesimo questa via, la via dell'umiltà, cioè il fatto che Dio ha assunto la carne, quello che tu dicevi. Cioè, che Dio per venirmi incontro ha assunto la carne e io lo incontro allora nella carne umile, perché solo nell'umiltà de, della, della, della carne incontro la carne che, Christ, che Dio ha assunto in Cristo per venirmi incontro. Quindi c'è una dialettica che direi è la tensione per molti versi anche irrisolta di Agostino, perché poi Agostino certamente, a me fa venire i brividi e lì sono galimbertiano, se posso usare questa espressione, quando eh, per descrivere tutta questa dinamica a un certo punto dice eh, nel De Trinitate, capolavoro straordinario, dice, libro ottavo, e qui eh, Galimberti eh, tocca un punto, dopo aver detto questa cosa qui, l'interiorità, l'esteriorità, la voce del la voce, quindi Esodo, la carne di Cristo, Agostino dice, eh, ma per entrare in Dio cosa devo fare? Calcata carne, ascendamus ad animam. Galimberti, questo, prenditi questa citazione che ti viene a favore della tua cosa. Cioè calcata carne, perché lì è il platonico che parla, cioè perché prima ha detto è la carne di Cristo che mi salva, qui dice però per arrivare all'anima devo calcare la carne. La carne, la sarx, basar, come tu dicevi, certamente ha un significato molteplice nella, nella scrittura, c'è cioè l'aspetto positivo perché la carne è buona, la carne dell'uomo è molto buona, come dice il libro della Genesi, ma può diventare anche se non la gestisco bene, può diventare il luogo della concupiscenza, il luogo, eccetera. Quindi Agostino lì porta l'aspetto tutto negativo sulla calcata carne, ascendamus ad animam e lì perde quello che ha guadagnato sul rapporto tra interiorità come interiorità, ecco. Allora, questo per dire la, la questione che effettivamente è, eh, è forte, perché qui si gettano le radici della cultura cristiana occidentale, è evidente. È evidente. Ora, certamente nella tradizione successiva ad Agostino ha fatto premio questa linea diciamo, di stampo più platonico, non si è avuta la capacità, se non in filoni eh, alla fine minoritari, bisogna arrivare a a uno come Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino è aristotelico, non è platonico, eh, nel Medioevo. E quando dice che l'anima è la forma del corpo, eh, quasi lo prendono per un eretico nel Medioevo, perché dire che l'anima è la forma del corpo vuol dire che il principio è molto moderno in questo senso qua, no? però la linea dualistica... Eh, ecco. Allora, perché Agostino oggi? Eh, direi Agostino oggi va eh, riletto tenendo conto della sua tentatività ma del, dell'enorme intuizione che ha avuto prima di tutto scoperta dell'interiorità è il punto su cui possiamo eh, ripartire come hai detto Umberto scoperta dell'interiorità e oggi abbiamo bisogno tu lo scrivi anche in tanti tuoi testi abbiamo bisogno di una riscoperta dell'interiorità che non è riscoperta dell'anima come spazio individualistico, ma è scoperta di quella dimensione in cui appunto io sono abitato dall'alterità, perché questo è. E qui il cristianesimo, l'esperienza cristiana di Agostino gioca un ruolo fondamentale perché? Perché la sua interiorità, quella che lui scopre come interiorità, non è un'interiorità vuota, non è un'interiorità buia, è un'interiorità abitata dal Cristo. E quindi vuol dire dal, dal rapporto con l'altro. Tant'è vero che il secondo lemma, che a mio avviso è fondamentale, la seconda parola, dopo interiorità, è proprio l'altra parola che dicevi anche tu, Bert, è la, la parola relazione. Agostino, e qui è un passo enorme che fa rispetto al pensiero classico greco, anche aristotelico, nel Libro dei Trinitati, il Libro Quinto, dice... Sostanzialmente se io devo pensare il Dio che mi rivela Gesù Cristo, devo dire che al principio della realtà non vi è solo l'essere in se stesso, cioè l'individuo, la sostanza, direbbe Aristotele Lucia, ma con lo stesso valore la relazione. Perché quando Gesù mi parla di Dio come Padre, il padre è padre perché ha un figlio, figlio vuol dire uno che ha il padre, e spirito vuol dire la relazione fra i due, dunque, la relazione ha lo stesso valore della sostanza per Bacco. Cioè basta questa idea per rendere Agostino uno dei geni speculativi. Questo lo dice riguardo a Dio. Poi quando deve declinarlo riguardo all'uomo, la questione diventa più. Ecco. E terza parola, e concludo. Eh, anche qui mi rifaccio a quanto dicevi la città e non dimentichiamo che Agostino ecco, non è il fondatore dell'individualismo eh, occidentale ma scrive il De Civitate Dei che non è la città solamente nel senso greco polis e non è neppure l'istituzione teocratica di un regno di Dio in terra questo Sarà un certo agostinismo medievale che lo leggerà in senso fondamentalista. In realtà se tu leggi il De Trinitate con occhi aperti vedi chiaramente che lì nasce il concetto, che è di tradizione romana piuttosto che greca, non di polis ma di civitas. E la civitas vuol dire una città che per se stessa non è localizzata in una polis, in un gruppo determinato, ma è per se stessa universalistica. Cioè, abbraccia persone di tutte le estrazioni, di tutte le etnie ed è qualificata come Civitas Dei, non perché neppure perché abbia un riferimento confessionale, ma in quanto è sinceramente aperta alla ricerca del bene comune che ha la sua sorgente in quel dator felicitatis, lo chiama Agostino del De Civitate dei, che è, eh, che, che è Dio, il summum bonum. Quindi lui immette un concetto di civitas universalistico che effettivamente poi purtroppo sarà ridotto nel concetto della cristianità. Ma se leggiamo bene i suoi testi, lui parla, questa civitas dei parla, ce l'hanno gli indù eh, dove doni che non è in Duma, insomma, però viene dall'India. Cioè, è un concetto che non è riducibile al popolo ebraico e neppure a coloro che eh, confessano il cristianesimo. Dunque, mi sembra che, per concludere, Agostino ha, direi, è una freccia aperta verso il futuro. Cioè, ci sono degli elementi che vanno evidenziati, vanno depurati da una... Lettura costringente, deturpante, riduzionistica, e vanno evoluti certamente con grosso spessore. In questo senso, riferendosi più profondamente alla originalità della tradizione cristiana in un'apertura dialogica a 360 gradi. Ebbene, eh adesso. Fra poco sentiremo allora la voce di Agostino e lo faremo uh, attraverso un frammento del prezioso lavoro che Città Nuova con la voce di Alessandro Preziosi ha realizzato. Per intanto abbiamo un primo punto dopo queste due risposte, abbiamo visto convergere partendo da approcci diversi verso un grande valore che per l'oggi è un valore fondante, quello della relazione. O perché sotto attacco in tanti modi. Io dico spesso, lo dico da, da giornalista, vogliono rompere, frantumare le relazioni. Questo è un mondo che vuole gli uomini e le donne sole, che sono più manipolabili, più governabili, più sabili in tutti i modi, più strumentalizzabili. E poi perché la relazione, con la relazione non si scherza. Mi pare che Papa Francesco ce l'ha detto chiaro, l'hanno accusato di essere relativista per questo, non relazionale, ma ci ha detto che nella relazione sì, sì. c'è la verità. E beh, forse Agostino questo lo diceva un pochino. E allora, sentiamo quello che dice lui. Tu sei grande, Signore, e ben degno di lode, grande la tua virtù e la tua sapienza incalcolabile. E l'uomo vuole lodarti, una particella del tuo creato che si porta attorno il suo destino mortale, che si porta attorno la prova del suo peccato e la prova che tu resisti ai superbi. Eppure l'uomo, una particella del tuo creato, vuole lodarti. Sei tu che lo stimoli a dilettarsi delle tue lodi perché ci hai fatti per te? E il nostro cuore non apposa finché non riposa in te. Concedimi, Signore, di conoscere e capire se si deve prima invocarti o lodarti, prima conoscere, oppure invocare, ma come invocare il mio Dio, il Dio mio Signore? Invocarlo sarà comunque invitarlo dentro di me, ma esiste dentro di me? un luogo dove possa venire dentro di me Dio. Adesso la domanda, vi ho detto, che mi hanno reso le cose molto facili e faranno altre al mio posto. Adesso tocca a Maria Benedetta Curi, che è dottoranda in filosofia. La sua domanda è per Umberto Galimberti. Sì. Allora, le mie domande eh, vertono sul il pensare di Agostino, che forse può dirci ancora qualcosa appunto oggi. Allora, Agostino, uomo inquieto, possiamo dire, inquieto nella vita perché ha vissuto diverse fasi cercando instancabilmente e coraggiosamente la verità. E' inquieto anche nel pensare, tanto che abbiamo visto anche coesistono in tensione degli elementi che appartengono a un pensiero filosofico del suo tempo, in particolare al neoplatonismo, e anche il tentativo però di forzare, innovando queste categorie, proprio per il fatto di aver vissuto un'esperienza fondamentale, l'incontro con una verità persona, fatta carne. Che in lui imprime proprio una sensazione, lo descrive nelle Confessioni, un bellissimo passaggio: come di un, eh, un passaggio ecco, eh, da un pensare orgoglioso, dal pensiero della presunzione a un pensiero della confessione da un non solo contemplare una patria beata, ma un abitarla, sempre eh, in un passaggio del, eh, del Libro Settimo. Si tratta quindi un po' di un'esperienza di, di, di cambiamento forte che lui sente impressa da una ragione eh, orgogliosa, autosufficiente, a una ragione, possiamo dire, invece bisognosa, eh, relazionale, in grado di dialogare nuovamente con Dio. Ecco. Può forse Agostino risvegliarci questo oggi e dirci state attenti o siate consapevoli di questa tensione che eh, caratterizza l'uomo, in particolare l'uomo filosofico: questa tensione tra una ragione eh, bastante a se stessa che vuole dominare, che vuole prevedere tutto, e una ragione solitaria, e invece una ragione eh, incarnata, sì, ma nel senso di appunto umile, relazionale bisognosa dell'altro, è religiosa, ecco, su questa tensione penso che sia importante. Grazie. Eh. Pronto, uno, due, tre, sì, grazie. Dunque, la ragione non ha mai pensato di essere il luogo della verità, la ragione è un sistema di regole per riuscire a intenderci e quindi sotto questo profilo la ragione sem ha sempre vissuto se stessa come una dimensione insufficiente, cosa vuol dire? Uh, ragione, uh, io non concedo la ragione nient'altro che un sistema di regole, questo è un microfono e non altro, è vero? No, perché io posso usarlo come un'arma impropria, buttandolo in prima fila, allora le cose sono tutte ambivalenti, è chiaro che in un contesto del genere non si può vivere tranquilli, c'è qualcosa di imprevedibile in ogni gesto e in ogni comunicazione ragione con principi di non contraddizione dice questo e questo e non altro non è vero che è così non è vero i bambini quando prendono un bicchiere che cosa succede che la mamma glielo porta via ma come perché che pericolo c'è perché eh, le cose hanno un'infinità di significati e siccome i bambini non sono ancora arrivati all'età della ragione non lo usano secondo il codice razionale il bicchiere il bicchiere e non altro lo usano nella forma del rischio e del pericolo la ragione è umile la fede è umile? Punto di domanda. Sì, certo, in Tommaso è umile, in Paolo di Tarso è umile. Il non domesquietatum, no? Del cuore, che, oppure il sacrificio intellectus. Cioè queste cose qui sono l'umiltà della fede. Quindi l'inquietudine di Agostino, io la vorrei vedere nella sua fede prima che nella ragione. Perché la ragione è già di per sé umile perché sa di essere una regola, una regola di, di linguaggio, una regola di comunicazione, una regola di prevedibilità degli eventi. Ma la fede, eh, la fede eh, deve incominciare lei a essere umile, tollerante. Al limite la verità deve essere intollerante perché la verità vive sulla negazione della sua negazione, ma la fede non può vivere sulla negazione della sua negazione. Perché quando io credo vuol dire che non so, e là dove non so non posso che essere umile. Io voglio umiltà da parte di Agostino. E dopo l'implorazione di Umberto Galimberti sentiamo da Don Alessandro Clemenzia la, la domanda da teologo al teologo Piero Coda. Tu Piero, prima dicevi che Agostino è lo scopritore dell'interiorità, è l'esploratore dell'interiorità, una verità che abita l'uomo, ma che non è dell'uomo, che non può essere ridotta dall'uomo a verità propria. E dicevi anche che questa verità è una verità relazionale. Ora, Agostino era inserito nella sua realtà ancora prima di incontrare la verità. certo giorno incontra la verità e scopre che questa verità è relazionale in se stessa. Allora la mia domanda è, questa verità relazionale cosa dice di nuovo al modo in cui Agostino guardava la realtà? Cosa ha detto di nuovo questo incontro con una verità relazionale rispetto al prima? Ma intanto direi, dico una cosa a Umberto, questa umiltà della fede, Agostino ce l'ha quando parla della, della fede come continua ricerca, querere. Alcune volte, come tutti mh, coloro che credono, diventano un po' fondamentalisti. Anche lui ha i suoi accenti fondamentalisti. Ma io mh, raramente ho trovato un credente che ogni tanto non sia fondamentalista. Non l'ho ancora trovato proprio del tutto. Cioè conosco Gesù Cristo. E, beh, già quando vado da altri, da Pietro e compagni tra i suoi primi apostoli... Eh, Bisogna essere, beh, beh. bisogna essere anche figlio di Dio esatto questo. per no. poter arrivare a questa misura. No? Perché quando gli apostoli dicono a Gesù: Abbiamo trovato eh, cioè, eh, questi che non ti accolgono, eccetera, possiamo dire che vengano distrutti per cioè, hanno capito tutto no? di quello che lui aveva detto. Cioè, per dire noi, perché? perché appunto questa umiltà, perché la fede che non è umile in realtà. Non è fede evangelicamente intesa, Beh, questo è fondamentale. E, e allora, Agostino intellettualmente anche nella prassi, come pastore, questo ce l'ha quando parla del querere, c'è un'espressione. Lui è un retore, è un grande retore, quindi alcune volte è anche un po' stucchevole perché sa talmente parlare bene che lo sa, e ce sa. ma lui ha questa espressione. Queramus inventum, eh, queramus, no, scusa, Queramus in, in, inveniendum, queramus inventum. Cioè, dobbiamo cercare ciò che dobbiamo trovare e dobbiamo cercare ciò che abbiamo trovato. Dobbiamo cercare ciò che dobbiamo trovare perché è nascosto. Dobbiamo cercare ciò che abbiamo trovato perché è infinito. Cioè rimane questa, eh, questa espressione della, della sproporzione. Ecco, e qui mi collego a quello che tu dicevi, cioè lui eh, come dire, acquisisce la percezione che la verità non è eh, quantificabile in un numero determinato di regole, di norme, di leggi, eccetera, di affermazioni, ma alla fine si gioca tutta nell'amore. Nell nell'amore non come cosa sdolcinata, come cosa emotiva, eccetera, ma l'amore vuol dire la relazionalità, l'apertura all'altro. C'è un passaggio che io non ho visto tradotto nemmeno da Città Nuova, a cui facciamo un applauso perché ha tradotto l'opera omnia di Agostino in, in, in latino e italiano. È un grande merito, però alcune traduzioni sono totalmente da rivedere, sono, total... sono sbagliate, sono non solo non perfette, ma sono sbagliate perché sono lette... C'è ecco. una frase nel libro Ottavo del De Trinitate dove Agostino commentando la prima lettera di Giovanni che dice eh, Dio nessuno l'ha mai visto, se ci amiamo gli uni gli altri... Dio è presente no? e noi dimoriamo in Dio. E lui dice, eh, cito testualmente: questo contesto ci dice sat, eh, aper apertamente, aper aperte, eh, satis aperte, abbastanza apertamente, del tutto apertamente, ci dice che cosa? Che Dio, che l'amore non solo viene da Dio, ma che l'amore reciproco, quindi la relazione, è Dio. Nessuna traduzione, secondo me, mette in rilievo questo. Lo traducono male, lo... perché è troppo forte. Io sono andato a vedermelo, l'ho guardato, ma il testo latino dice questo, controllo l'altro testo. Cioè, l'amore reciproco è Dio. Vuol dire, mi capite quello che vuol dire? Vuol dire che... Solamente là dove c'è una relazione umile, quindi di apertura totale all'altro, solamente lì accade la presenza di quello che noi chiamiamo Dio e che è carità, perché carità vuol dire non è ripiegamento su se stesso, è totale fuoriuscita verso l'altro. Allora mi sembra che qui Agostino, in un punto per esempio come questo, che è fulminante, eh, ehm, riesce a percepire uno sguardo nuovo sulla realtà, perché è un rovesciamento, cioè il Dio con cui abbiamo a fare i conti, con, a partire da Gesù, non è il Dio oggetto supremo della metafisica, eh? l'ente sommo, eh, in una, ma è quel Dio che accade là dove c'è un'apertura di questo genere, che vuol dire poi... Adesso, non bisogna pensare a un amore chissà quale purificato, eccetera. Là dove una madre ama il suo bambino e c'è un, un ritorno di affetto, dove eh, io apro la mia mano al povero, dove eh, perdono. Dove, ecco, ovunque c'è questo accade l'assoluto, cioè accade Dio. Quindi l'assoluto, ciò che non è relazionato, accade solamente nella relazione. Ecco, questo mi pare è il, il lampo di intuizione più grande di Agostino che io abbia trovato in Agostino. A questo punto abbiamo un secondo frammento e credo che ci faccia bene sentire la sua voce direttamente. Cos'è il tempo? Se nessuno mi interroga lo so. Se volessi spiegarlo a chi mi interroga non lo so. Questo però posso dire con fiducia di sapere. Senza nulla che passi non esisterebbe un tempo passato. Senza nulla che venga non esisterebbe un tempo futuro? Senza nulla che esista non esisterebbe un tempo presente. Due dunque di questi tempi, il passato e il futuro, come esistono dal momento che il primo non c'è più e il secondo non è ancora? E quanto al presente? Se fosse sempre presente, senza tradursi in passato, non sarebbe più tempo, ma eternità. Noi siamo nel presente e a questo punto do la parola a Mario Agostino, che non è un parente ma è il primo, il primo, il primo di, una, di una serie di, di voci, non so, vedremo quanto lunga decideranno loro, che progeranno lui un dottorando in studi politici, così abbiamo il, il ventaglio non completo ma quasi no? delle, delle possibilità di studio universitario Sofia. E introduce questo momento con le altre voci. Grazie direttore. No, confermo che non c'è nessuna parentela. Eh, grazie professori perché siamo nell'aula in formato straordinario. Quindi grazie per questo dialogo che. Come studenti dell'Istituto Universitario Sofia abbiamo eh, pensato a questo momento eh, come un'ulteriore possibilità di studio, di confronto. E quindi siamo a ringraziarla nuovamente e a rivolgerle eh, insieme eh, alcune domande. Eh, professor Coda, eh, le rivolgeremo qualche domanda, no? non sfuggirà. Eh, ama e faccio che vuoi. Questa è una delle tante espressioni sfidanti di eh, Agostino. Ci siamo chiesti allora a un giovane di oggi cosa dice Agostino o cosa direbbe e abbiamo provato a snocciolare alcuni temi fondamentali. Allora, uh, la mia domanda sarebbe al professore Piero Coda. In un articolo del professore Galimberti intitolato L'amicizia cancellata ai tempi di Internet, tratto dalla Repubblica, mi ha colpito la sua sottolineatura sullo spazio dell'amicizia, come una sorta di riunificazione con noi stessi, riferendosi alla cultura greca, scrive, non è il tempo che ci manca, è la capacità di stare l'uno con l'altro in quella forma intermedia, che non è la fusione dell'amore e neppure l'anonimato del rapporto impersonale. Mi fa ricordare l'Agostino e i dialoghi di Casiciaco, dell'amicizia come possibilità della ricerca della verità, della sapienza insieme. Vorresti dirci di più su questa dimensione, sull'amicizia in Agostino, dato che siamo del, dell'università e siamo anche del mondo giovanile, quindi cosa ha da dire? Agostino in questo. Ma intanto è molto bella l'espressione del professor Galimberti, no? che eh, questa amicizia, quindi che non è né la fusione né l'anonimato, no? cioè questa, questa forma di relazione in cui ciascuno è l'unico, è unico e promuove l'unicità dell'altro nella relazione, cioè questo paradosso. In cui sta l'equilibrio del nostro esistere umano. In Agostino, detto molto rapidamente, mi ha sempre colpito: alcuni anni fa ho trovato una tesi di dottorato fatta all'Augustinianum, che è questa università appunto dei, degli agostiniani, cioè della famiglia religiosa che si rifà ad Agostino, sull'amicizia in Agostino, e allora me lo sono comprato. E non tratta del tema teorico dell'amicizia in Agostino, Agostino ha delle pagine molto belle e profonde su questo tema, ma tratta dell'esperienza di amicizia fatta da Agostino, così come si deduce dalle pagine delle confessioni, dalle pagine del suo epistolario, eccetera. Ecco, si può dire che in Agostino c'è un atteggiamento molto profondo è molto aperto all'esperienza dell'amicizia questo è evidente ehm... ritornano certamente c'è l'eco della tradizione greca il concetto di amicizia di Aristotele nella etica nicomachea il diamicizia amicizia di Cicerone c'è tutta una cultura dell'amicizia eccetera ma c'è probabilmente soprattutto anche il suo temperamento il suo affetto Ecco, Un'amicizia che diventa decisiva eh, nel momento del suo anche incontro col cristianesimo. Se si leggono le pagine delle confessioni, eh, quando lui ha l'esperienza della, della fede, dell'incontro con Cristo, eccetera, la, la vive in solitudine effettivamente è una decisione personale, ma subito viene comunicata ad Alipio che è il suo amico che, eh, con cui eh, vive no? Nel, eh, nella periferia allora di Milano, nella campagna di Milano, eccetera, e poi subito appunto per prepararsi, come tu dicevi, alla, al battesimo a Cassiciaco, fa questa esperienza straordinaria, sono dei pezzi tra i più belli della, della, della storia di Agostino, cioè si ritirano insieme un periodo di tempo e mm, dialogano insieme su temi pregano insieme, legano la scrittura e condividono, eccetera, eccetera. La cosa che mi sembra più bella lì è che lui, c'è come, come si chiama la, il protocollo, questi scritti sono protocolli di questi dialoghi, lui dà delle indicazioni eh, che toccano lui e toccano gli altri su come vivere il dialogo. cioè Per esempio c'è un passaggio... Che me l'ha fatto scoprire un, un allievo, il Michel Bronswehr, che ha scritto la sua tesi di licenza in, di specialistica in giugno, eh, un passaggio dove lui dice: Noi eravamo in un gruppo, cominciavamo a parlare, c'è tutta un'arte del dialogo, l'ascolto dell'altro, eh? a un certo punto mi sono accorto che tu eri, eh, come dire, invidioso dell'altro. E questo eh, entrava dentro la relazione come qualcosa che deturpava tutto. E così, e così, eccetera. Ecco, quindi c'è una sensibilità estrema. Tant'è vero che quando poi eh, va a Dippona, poi diventa vescovo, eccetera, eccetera, eh, istituisce una comunità, cioè lui non vive da solo. Anche come vescovo vive con un gruppo di suoi amici. No? Eh? E, ehm, e scrive una regola, una regola per questa vita in comunità che poi attraversa tutta la storia dell'Occidente, che è la cosiddetta regola agostiniana, dove come prima norma di questa regola c'è eh, che voi dovete abitare insieme nella casa essendo un cuor solo e un'anima sola, cioè facendo questa esperienza qui. Quindi mi pare che eh, in Agostino c'è profondamente questa... Questa, questo senso dell'amicizia e c'è qualche volta anche effettivamente il senso eh, della disillusione che si vive nell'amicizia, quando l'amicizia è rotta. E Agostino sa essere anche un polemista piuttosto robusto eh, quando vuole, non è un, un tenerone. Ecco. Però come dire, la cosa fondamentale direi è il passaggio. Che sarebbe da studiare e da approfondire: tra l'amicizia di cui parlano Aristotele e Cicerone, cioè questa reciprocità per cui nell'amico riconosco me stesso e ritrovo me stesso, a quell'esperienza di amicizia di cui si parla nel Vangelo di Giovanni, non vi chiamo più servi ma amici perché? perché tutto ciò che il padre conosce io l'ho fatto conoscere a voi. Cioè un'amicizia che nasce alla sua radice. In una comunicazione totale eh, dell'amore di Dio, della, eh, della messa in comune di ciò che si è, di ciò che si fa. E quindi c'è, come dire, una, una penetrazione sempre più profonda dentro questa, questa realtà. Che costituisce, lui dice, un locus, il locus, un luogo dove si può incontrare effettivamente studiare, pregare e affrontare la vita in un modo profondo alla presenza di Dio. Beh, dunque, sarà un mio difetto, una mia brutta caratteristica di guardare un po' anche le biografie delle persone. No, dico, tutto questo amore è il figlio Adeodato, è la madre del figlio di Adeodato. Lì c'è una crudeltà tremenda in quest'uomo, non possiamo negarlo perché se vogliamo vedere tutta la luce, guardate che anche i quadri hanno bisogno delle ombre affinché le figure emergono. Dal punto di vista pratico Agostino ha difeso la dottrina ma non la persona. Uno dei pregi di Bergoglio è che lui subordina la dottrina alla persona attuando il messaggio evangelico il sabato non è, fat è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato o la morale di Kant la morale è fatta per l'uomo e non l'uomo per la morale lui a deodato e con, e con la donna che l'ha generato si è comportato malissimo con una crudeltà proprio un'indifferenza un eh? mentre con la sua mamma no? con la sua mamma eh? sì. andava ma... a nozze <ride> no no qui. hai ragione ma io bisogna Penso cercare di leggere questa questione che hai sollevato, che, che volevo in qualche modo anch'io mettere in luce, che io leggerei in un'altra chiave, non so quale sia la chiave giusta, eh. e quindi Agostino non è mai stato sposato in senso diciamo, civile o ecco, non cristiano, ma nemmeno civile ha vissuto con una donna per lungo tempo che gli ha dato un figlio, Adeodato, che poi è morto è abbastanza giovane, a Cassiciaco in questi dialoghi è presente il figlio. Ora questa donna, a questa donna, da quello che si può intuire da eh, testimonianze indirette, Agostino è stato legato profondamente non solamente dal punto di vista di un rapporto coniugale, passionale, eccetera, ma con amicizia profonda. Anzi io mi spingerei a dire che probabilmente con questa donna lui ha sperimentato eh, più che con tutti eh, che cos'è l'amicizia. Cosa è successo? Quando, questa è una mia lettura, eh, Umberto, tu hai la, cioè, perché non abbiamo documenti quindi si tratta di interpretazioni. Questa, quando Agostino ha fatto l'impatto con la fede quindi, e l'ha vissuto in modo radicale come succede con i convertiti, quindi ha lasciato tutto, per lui il battesimo ha voluto dire eh, una metà, un cambiamento totale di vita, ha lasciato tutto. Eh? E mh, questa Questa donna, secondo me, da quello che io lo leggo così, questa donna, di cui non conosciamo nemmeno il nome perché non, non ritorna, non è mai citata in Agostino, eccetera, è scomparsa perché, questa è una mia lettura, ripeto, eh, è scomparsa perché? Perché ha, come dire, ha voluto mettere quest'uomo che amava profondamente, in una situazione di libertà totale rispetto a se stessa, si è ritirata. La madre di Agostino, Monica, sì, ha alcuni tem aspetti temperamentali che eh, sono un pochettino originali, effettivamente, eh, cioè si era un po' intromessa, da quello che si capisce. Ma le suocere, sapete, è diciamo, una cosa. Eh. Però quello che, no, Adesso a parte gli scherzi, quello che a me sembra di vedere. Non è la eh, mancanza di tatto o la durezza di Agostino rispetto a questo, anche se entra, entra una sua non del tutto risolta eh, rapporto con, con la sfera della sessualità, perché lui ha vissuto così intensamente <ride> che poi gli è rimasto sempre un po'. Eh, diciamo una ferita interiore questo è evidente si vede ma io vedo e poi eh, sai, per noi che siamo credenti diciamo vedremo in paradiso com'è la, 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 la visione io sono innamorato mi capite sono esaltato dalla figura di questa donna senza nome e il suo essere senza nome l'essersi voluta tirare da parte per lasciare quest'uomo in questa nuova avventura che gli capitava no? e che ne avrebbe fatto quello che ne ha fatto, secondo me è di una grandezza incredibile. Ecco, questo è il mio punto di vista. Ecco, però. Eh, volevo dire, eh, conosci quel libro Vita Brevis? Ecco, Marta. È Monica che parla di Agostino facendo un commento alle confessioni. Il, 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 sembra che il testo originale sia stato trovato in Sud America portato dai conquistadores. Poi, questo autore che l'ha raccolto, sarà anche un po' fantasioso, eccetera, ha chiesto al Vaticano se poteva avere il testo. Il Vaticano non ha mai risposto, ma io lo consiglierei di leggere, non in termini polemici. Ma questa donna, che è una donna colta, è una retore di valore, gli fa dei contrappunti alle confessioni, veramente pregevoli. Io piangevo quando leggevo quel libro. Vita Brevis, edizioni Tea. La cosa bella, Umberto, è questa possibilità che possiamo eh, parlarci con così eh, serenità, eccetera. Con una dialettica, di ecco questo, mi capite, è straordinariamente importante, quindi non nascondere dei problemi, non eh, ridurli a una paccottiglia, eccetera, ma affrontarli e ciascuno dire quello che effettivamente ha cercato di maturare nella sua visione, che dice, cioè, ogni cosa poi dice sempre una parte di verità, ecco, questo teniamolo sempre presente. Mm? Funziona? Si sente? Ah sì. Buonasera, allora io sono Pauline, vengo dalla Francia e sono anche una studentessa di Sofia e avevo una domanda per lei, eh, professore Galimberti, che riguarda soprattutto i giovani, anche le persone adulte, ma che è un, un problema abbastanza grande tra i giovani, che tanti di, lo, tanti di loro, tanti di noi, eh, cercano una risposta ai loro problemi, ai loro dubbi, alle loro insicurezze in un'altra persona, cioè che l'altra persona sia la risposta ai, ai loro problemi. Um, sappiamo che Agostino è stato anche un, un, un giovane inquieto, che anche questo gli ha fatto dire magari che il mio cuore non è in pace. Finché riposi in te, signore Ma cosa lei ci può dire su questo, questo tema della, della ricerca di, di una risposta nell'altro. Non so se, se, se è qualcosa di sbagliato, se è qualcosa di. Non so cosa ci può dire su questo tema. Perché mi pare che abbiate problemi. Io non ne ho i problemi. Il tempo di stare qui anche fino alle due di notte. Eh, e quindi brevissima, il problema dei giovani di oggi è che sono entrati veramente in quella dimensione che Nietzsche aveva annunciato con grande chiarezza eh, un anno prima di, morì, di, di impazzire, che era l'età del nichilismo, da lui definito in questa modalità. Manca lo scopo, manca la risposta al perché. Tutti i valori si svalutano in una lucidità assoluta, e poi aggiunge: mi capirete tra 50 anni. Abbiamo capito dopo 150 che i valori si svalutano, non è un grosso problema. I valori sono dei coefficienti sociali con cui una comunità cerca di convivere con la minor conflittualità possibile. Prima della rivoluzione francese c'erano valori gerarchici, dopo la rivoluzione francese sono nati i valori di cittadinanza e va bene. Le cose più tremende sono le prime due: manca lo scopo, manca la risposta al perché. Oh, ragazzi. Eh questi ragazzi guardano innanzi, la loro inquietudine consiste nel fatto che guardano innanzi e il futuro non è più una promessa per loro. Ben Asayak dice che è una minaccia, io non so se è una minaccia, ma certamente è imprevedibile. E quando il futuro è imprevedibile, no, retroagisce come motivazione. E allora vivono l'assoluto presente, in diretta 24 ore su 24 distraendosi dalla loro condizione non sollecitata dall'attrattivo di un futuro. Manca lo scopo di conseguenza, manca la risposta al perché, perché sono al mondo. Sapete che si suicidano un ragazzo e mezzo al giorno in Italia? Oh, e attenzione, io che ricevo un po' di lettere di queste situazioni, ma non sono drammatiche queste lettere. Salutano tranquillamente i genitori e se ne vanno, si buttano giù da... È una cosa spaventosa questa cosa qua. Responsabilità delle famiglie è enormi, perché le famiglie non curano i bambini, non le curano perché non so, forse devono lavorare tutti quanti, tutte e due per mantenere la famiglia, ma dobbiamo tenere conto che le mappe cognitive e affettive si formano nei primi sei anni di vita, diceva Freud. Le neuroscienze hanno ridotto i tempi, tre anni di vita, se non li curi in quei tre anni lì. Loro se le fanno come possono, queste mappe cognitive ed emotive. E poi la scuola, qui non voglio neppure entrare in questo scenario, perché la scuola non può essere solo istruzione, cioè trasmissione di contenuti mentali. La scuola deve essere educazione, educazione prevede due cose. Prima l'individuazione della specificità della tua intelligenza perché non c'è solo un'intelligenza logico-matematica che è quella su cui si organizza la scuola, c'è un'intelligenza musicale, un'intelligenza artistica, un'intelligenza fisica. Un... E, poi... E, poi, eh... e poi, ragazzi miei, l'educazione al il sentimento. Il sentimento non ci è dato per natura, i sentimenti si imparano, per natura ci è dato l'impulso. Per cui se uno mi offende io reagisco con un gesto perché non ho linguaggio. Il bullismo è questo. Ragazzi che sono fermati all'impulso. Invece di sospenderli devi fare il doppio di scuola quelli lì. Devi tenerteli a scuola, devi buttarli fuori dalla scuola. Primo. Secondo, eh, l'emozione. Oggi ragazzi, l'emozione è la risonanza emotiva delle, delle mie azioni. Kant diceva che il bene e il male possiamo anche non definirli, perché ciascuno li sente, usa la parola sentire, naturalmente, da sé. Oggi non è più vero che sentono la differenza tra il bene e il male. Non so se capiscono la differenza tra corteggiare una ragazza o saltargli addosso. Non so se capiscono la differenza tra insultare un professore o prenderla a calci. Quindi c'è una... Una psicoapatia, come dicevano nell'Ottocento, oggi non c'è più nei manuali psichiatrici questa definizione, ma io la vorrei proprio restaurare. L'apatia della psiche, la psiche non registra, questo è un dramma enorme, perché se io non registro, mi ricordo quando Eric e Omer hanno ammazzato fratellina e la mamma, il momento psicoapatico era che come ogni giorno sono andati nel bar di fronte a bere la birra, cioè come se non fosse successo niente di eccezionale in quel giorno, questo è psicoapatia. E che fai con queste persone qua? Si calano l'estasi per emozionarsi perché non funziona l'apparato emotivo. Terzo grado è sentimento: il sentimento lo impari. Le nostre nonne ci raccontavano con le loro favole cosa è bene e cosa è male. Oggi le nonne si fanno il lifting invece, per essere sempre giovani. Le nostre, la, la, tutte le tribù, tutte le culture primitive, raccontavano miti, storie. Il, anche la mitologia greca che cos'è? È un'illustrazione di tutti i sentimenti e le passioni degli umani. Zeus è il potere, Atena l'intelligenza, Afrodita la sessualità, Apollo la bellezza, Dioniso la follia. E impari queste cose. Perché se io ho un dolore, conosco il nome e conosco il percorso. So anche in qualche modo come affrontarla e non mi perdo nell'angoscia di questo dolore facendo poi un gesto per venirne fuori perché non lo reggo più. Bene, noi non abbiamo più possibilità di tornare ai miti greci ma però abbiamo la letteratura. Che cos'è la letteratura in poche parole? È un luogo dove tu impari che cos'è il dolore, che cos'è l'amore, cos'è la noia, cos'è la disperazione, cos'è il suicidio, cos'è l'esaltazione, cos'è il coraggio. Queste robe vanno imparate nelle nostre scuole, non ci vogliono computer, ci vuole letteratura, gente che ti insegna queste cose. Con l'esemplarità del professore, il professore i ragazzi hanno bisogno di maestri. Platone diceva che si impara per plagio, è vero, si impara per plagio, per trascinamento. I ragazzi non hanno ancora una struttura razionale. I lobby frontali si sviluppano a vent'anni, sono ancora in formazione. Quella quell'età lì sono ancora in preda a una dimensione tra, tra l'arotico e il sessuale. In quel mondo lì, è lì che li devi catturare. Non per farli studiare di meno, per subordinare la cultura a queste cose, ma perché solo se la cultura erotizza e si può far diarotizzare la cultura, naturalmente ci vorrebbe dei professori che trascinino, professori che sappiano comunicare, io sottoporrei i professori a un test di personalità, perché no? Perché no? No, nel senso, non so, ma quando uno va a fare un colloquio di lavoro... Cosa credete che sia questo colloquio se non un test di personalità? Se una casa editrice deve prendere uno, un correttore di bozze, cerca un ossessivo grave, perché se prende un isterico passano tutti gli errori. Per quale ragione uno alto, 1,50 non può fare il corazziere? Uno che non sa comunicare, né tantomeno trascinare, può rovinare per 40 anni gli studenti. Ci sarà pure una ragione per cui gli studenti si annoiano. Questo è il dramma. Qua se non mi Ok, allora io sono Cristian della Romania, eh, studio, beh, faccio il percorso per una cultura dell'unità no? uh, all'istituto e um, vorrei ritornare un po' a um, quello che Don Piero accennava del, del bene comune. No? Allora di quello che ho studiato, no? per Agostino è necessario per avere un, una città diciamo, prospera nella, nella pace, con una giustizia stabile, è necessaria la ricerca del bene comune. Ecco, questo oltre all'amore verso Dio, anche con l'amore verso, verso il prossimo. Vorrei chiedere al professore Galimberti, oggi è ancora valida questa ricerca del bene comune? i nostri paesi se sì, allora lei come, come la pensa? Come si potrebbe arrivare a un, a un bene comune? Il comune è essenziale, cioè una delle caratteristiche, uno dei meriti anche del cristianesimo è di avere diffuso questo concetto di bene comune soprattutto in un mondo capitalistico che pensa solamente al bene proprio sotto questo profilo io vedo in Marx un grande cristiano, anche se lui non lo sapeva di esserlo no? nel senso che la Configurazione del bene comune era una configurazione base del socialismo europeo a prescindere poi dagli esiti comunisti e tutte via di seguito, ma non confondiamoci su questo. Però oggi noi come oggi che cosa ci troviamo? Ci troviamo di fronte a un'economia che confligge radicalmente col mondo della vita. Io mi domando, i fini dell'economia sono anche i miei fini. È chiaro che se l'economia funziona sulla base di un capitalismo esasperato dove il denaro è diventato il generatore simbolico di tutti i valori, io non so più che cosa è bello, che cosa è buono, che cosa è giusto, che cosa è vero, che cosa è santo, so solo che cosa è utile. Qualche tempo fa in treno è salita una ragazza che aveva un'arpa. L'arpa è una cosa un po', uno strumento abbastanza grosso. Però gli hanno fatto posto e a un certo punto, un signore molto distinto è andato lì a parlare con questa ragazza. Si è interessato della sua arte. La ragazza era tutto contenta che qualcuno si interessasse della sua vocazione, della sua attività. Alla fine, dopo mezz'ora di dialogo, io sento che questo signore dice a questa ragazza: Sì, ho capito, tutto bello, ma dov'è il business? È questa la mentalità che funziona oggi? Allora, se la categoria è solo l'utile, allora siamo in una società malata. è l'utile è chiaro che è un utile individuale, non è un utile collettivo. Sono andato in Grecia a giugno a fare, a fare un seminario di psicanalisti greci. Che non so perché hanno bisogno di psicanali, perché quelli c'hanno il sole, parlano molto, non ho mai capito, però insomma, ci sono anche lì. Beh, uscendo fuori vedevi tutti questi negozi chiusi, quei pochissimi che erano aperti, signori con giacca e cravatta davanti che ti dicevano signore per favore entri, compri una cosa qualsiasi. I bambini che andavano a raccattare i pomodori nel posto dei rifiuti. Gli ospedali li hanno chiusi e sono arrivati i medici senza frontiere. Le università è rimasta aperta una ad Atene e una a lì, Ma stiamo scherzando un'economia che distrugge il mondo della vita, l'economia è, è, è il nomos, è la legge della casa e se distruggiamo la casa poi cosa facciamo? Solo i soldi? Solo i soldi? E chi viene una cultura dove dopo non dobbiamo meravigliarci se le ragazzine fanno le prostitute per un po' di soldi, perché è l'unico valore che possono vendere il loro corpo oggi come oggi. Fermiamoci qui, sennò il uomo proprio di nuovo. Mi pare, di Mi pare di capire che siamo arrivati in fondo a questo dialogo. Abbiamo, avete, ci sono ancora 5 minuti, e allora facciamo un'altra domanda per carità. Cercate di essere rapidi e vediamo di trovare delle risposte, di cogliere delle risposte su cose come quelle che abbiamo ascoltato. Cinque. Io sono Marcus, dalla Svizzera. Um, sono anche uno studente di Sofia e, nel mio primo anno a Sofia, io ho scoperto per me che molto spesso la domanda più importante non è la domanda che cosa è, ma piuttosto la domanda dove è. Allora, la domanda del logo, qual è il tuo logo di vita, il tuo logo di pensiero? Perché dalla mia risposta a questa domanda dipendono tante cose, soprattutto la mia prospettiva. E noi, come cristiani, diciamo, il nostro logo di pensiero, il nostro logo di vita, è il logo da dove ci ha portato Gesù. Allora il seno del Padre, l'aula con la maiuscola. E anche Agostino ha sottolineato questa importanza del logo, dicendo nell'ottavo libro di De Trinitate, Io non ho trovato ciò che stavo cercando, ma ho trovato almeno il posto. Dove devo cercare? Bene, poi ha detto anche che non si può pensare di Dio Trinità se non trinitariamente. Allora, questa è la nostra prospettiva, il nostro luogo di vita, questo è l'amore reciproco. Ma parlando umilmente, ci rendiamo conto che questa sicuramente non è l'unica prospettiva no, per guardare al mondo. E per questo sarebbe la mia domanda a lei, professore, Galimberti, qual è la vostra prospettiva, il, il, il suo logo di, di vita, il suo logo di pensiero? Fare lo striptease culturale adesso. Il mio, eh, ogni tanto mi dicono se sono laico, se sono ateo, tutte queste cose qui che sono configurazioni significanti. Io, il mio logo è greco, io sono un greco. E cosa vuol dire essere greci? Avere la nozione seria di morte, e quindi con la nozione seria di morte, i greci non chiamavano l'uomo uomo, lo chiamavano mortale, Brotos all'epoca di Omero, Zaneto all'epoca di Platone. Mortale, prendere sul serio la morte. Una volta che prendi sul serio la morte, hai la nozione di limite, non devi oltrepassare mai il limite, catametron dicevano loro, secondo misura. Noi invece viviamo in una società smisurata che non conosce più il suo limite e, 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 e i Greci dicevano che chi oltrepassa il suo limite prepara la sua rovina e noi stiamo, occidentali stiamo preparando la nostra rovina. E ancora oggi ci dicono che usciremo dalla crisi, bisogna incrementare la crescita, ma dove vogliamo crescere ancora? Oltre. Cioè consideriamo una semplice cosa. Nel programma delle Nazioni Unite eh, ci ha detto che noi occidentali che siamo il 20% dell'umanità per tenere questo livello di vita abbiamo bisogno dell'80% delle risorse della Terra. Ma davvero quando parliamo di bene comune, che qualcosa c'è di comune, solo noi occidentali e tutto il resto del mondo basta che questi si sollevino un momentino il loro tenore di vita che noi inevitabilmente dovremmo decrescere. Purtroppo non abbiamo un'etica che si sia fatta carico degli enti di natura perché, in base al concetto anche kantiano, che l'uomo va trattato sempre come un fine, mai come un mezzo, ma nell'età della tecnica, il petrolio e tutte queste cose, l'aria è un mezzo o un fine da salvaguardare, l'acqua è un mezzo o un fine da salvaguardare, le foreste, gli animali, l'atmosfera, la biosfera, il buco nell'ozono sono mezzi? O, ma abbiamo un'etica che si sia fatto carico degli enti di natura? No, non l'abbiamo, perché fino adesso abbiamo costruito etiche che si sono fatto carico solo dei conflitti tra gli umani. Ecco, e poi un'etica funziona, non quando è enunciata, ma quando diventa psiche. Se io stupro una ragazza, vengo subito sentito psicologicamente da tutti come un farabutto. Se inquino, boh, allora l'inquinamento non è ancora diventato psicologicamente qualcosa di riprovevole e quindi non funziona neppure eticamente. Sotto questo profilo abbiamo moltissimo lavoro da fare, se abbiamo ancora tempo però. Tra poco ascolteremo ancora Agostino, siamo arrivati alla fine adesso sì, e abbiamo ancora tempo io credo, anche se questo tempo è finito. Di questo dibattito. Abbiamo tempo finché ci saranno persone che saranno in grado di costruire laboratori nei quali si pensa un altro modo che non è un'utopia, ma che è già qui, perché c'è già chi sta facendo la cosa giusta, in direzione ostinata e contraria rispetto alle strutture che vediamo. A volte accade che si riesca anche a raccontarle queste storie. Eh, stasera una storia bella si è scritta grazie alle domande che dei giovani hanno dato a due maestri attraverso le risposte che sono arrivate anche attraverso l'incrociar di lame sulla natura o meno paterna di Agostino rispetto al grande male del tempo che viviamo, l'uomo solo con se stesso, l'uomo senza relazioni, l'uomo senza senso del limite. Eh, credo che sia stato un buon lavoro. Eh, prendendo in prestito un, un, una frasetta da, da, dal ventiduesimo capitolo della città di Dio, eh, probabilmente si conclude, potremmo dire fra di noi alla fine di questo giorno che non si è lavorato per bisogno e quindi si potrà stare in riposo non per pigrizia. E questo è per voi, soprattutto, più che per me. Ma c'è un'altra frase che vorrei leggere e ricordarvi, perché il tempo che viviamo è un tempo di nubi tempestose, non abbiamo toccato direttamente il tema della guerra. E viviamo un tempo di guerra, anzi un tempo di guerra al plurale. Francesco è stato molto bravo a... a a imporre mediaticamente ciò che nella riflessione di tanti si era già sviluppato in questi anni, aveva abitato anche analisi sulle pagine del mio giornale, ma tante, tante menti, tanti intellettuali avevano capito, anche qualche politico, che stiamo vivendo una terza guerra mondiale a pezzi, spezzettata, frammentata. E, e sappiamo anche che non è una guerra combattuta soltanto perché si combatte nel vicino Oriente. E quel cristianesimo che a volte noi ci chiediamo semplicemente se sopravviverà in Occidente lo vediamo in croce nell'Oriente che ci è vicino e in quello che è più lontano. E quelle sono le chiese che comunque germinano nuovi cristiani nel sangue dei martiri. Di questo parla Papa Francesco quando parla anche di un ecumenismo del sangue, che è un'espressione truce, invece è luminosa che lì non c'è differenza di confessione, c'è un'unità sostanziale intorno alla croce. E Agostino sulla guerra diceva una cosa straordinar di straordinaria bellezza e di straordinaria forza. È segno di maggior gloria uccidere le guerre con le parole, anziché gli uomini con le armi. E conquistare la pace con la pace non con la guerra. Credo che sia una lettera da mandare a molti in questi giorni. Grazie, grazie a tutti. Bellissimo. Lì ti cercavo di forma, mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature inesistenti se non esistessero in te. Mi chiamasti e il tuo grido sfondò la mia sordità. Pallenasti e il tuo splendore dissipò la mia cecità. Diffondesti la tua fragranza e respirai e anelo verso di te, gustai e ho fame e sete, mi toccasti e arsi di desiderio della tua pace.